come sorprendere qualcuno portandolo in un'altra città, prendendo un aereo e mantenendo il segreto sulla destinazione fino all'arrivo? In primis, sicuramente senza perdere il treno. Dove stiamo andando? Domani è il compleanno di Teito! E come tradizione ovviamente c'è un viaggetto da fare. L'anno scorso siamo andati a Budapest, quest'anno? No. Non lo sa, però io sì! Intanto la prima cosa da fare era capire come potergli dare il biglietto per passare i controlli senza che però lui leggesse il numero di volo o la destinazione. Al che ho pensato, ok, io il biglietto elettronico... Basta solamente il QR code, no? E allora ho ritagliato solamente il QR code senza nessun'altra informazione, con la speranza che però funzionasse. Step 1 fatto, e Teo non conosceva ancora la destinazione. Ma ora il problema enorme era capire come evitare che Teo guardasse lo schermo e ascoltasse tutti gli annunci del personale al gate d'imbarco. Come le vas a hacer para que yo no me dé cuenta de dónde vamos? Nada, la vas a descubrir allá, no la estoy pensando. Stavo per perdere le speranze, ma Teo divertiva così tanto la situazione che ha iniziato a collaborare. Se vuoi poter. Ah sì? Ah sì, non è nada. Quale senso una tortuga ninja? Teo, la tortuga ninja. Ok, quindi il piano era quello di non fargli leggere lo schermo con la destinazione così grande e soprattutto di non fargli ascoltare gli annunci del personale. Come? Per non vedere lo schermo l'ho posizionato lontano in modo tale che non potesse leggere. Girati, guarda il muro. Ecco, rimani guardando il muro. Per non ascoltare gli annunci gli ho fatto mettere le cuffie con la musica rigorosamente a palla. Ma poi lui alzava ancora di più perché la cosa ormai lo stava divertendo e non voleva scoprire niente. Ma ora stava arrivando un altro grande problema, ovvero quello di passare il gate e quindi dare il documento, il biglietto e tutto al personale dell'aerolinea. E lì ho detto, vabbè, impossibile, cioè lo scoprirà qua. E invece no, perché Teo era così tanto divertito dalla situazione che non ha proprio voluto guardare lo schermo, quindi ha dato il suo QR code, ha dato il suo documento ed è passato con la sua musica a palla senza ancora sapere la destinazione. Teo, togli lì, togli. Senti? Primo step andato, sì. Non ha guardato niente, non sa dove, ora l'ultimo sarebbe non sentire il comandante. Quindi anche il secondo step l'abbiamo superato, ora ci dirigiamo verso l'aereo con Teo che sta morendo di caldo perché l'unica cosa che gli ho detto era di coprirsi bene perché la destinazione era un luogo freddo. Siamo quindi entrati nell'aereo e qui l'unica cosa era che non ascoltasse gli annunci. Quindi, musica a palla per un'ora e mezza di volo. Si sente la musica. Very good morning, welcome aboard. My name is Roberto, I'm your captain. Along with the senior first officer Pierluigi, we're in the cabin for your safety first and comfort sake. We have Martina, Elena, Massima e Mariam. Ok, tutto è andato secondo i piani. Siamo pronti per il decollo senza ancora sapere la destinazione. Nel mentre Teo canta. Dopo un'ora di volo e con Teo che io non ho idea di come abbia fatto, si è addormentato con la musica a palla, siamo finalmente atterrati. E ovviamente non poteva mancare l'italianata dell'applauso al pilota per l'atterraggio. Credo che solo noi italiani facciamo questa cosa. Nel mentre, Teo continua ad ascoltare la musica. Sta bene, Silvia dice che io mi può quitare los audífonos. Vabbè, siamo arrivati, quindi sì. Ce l'avevo fatta, ora vediamo come lo scoprirà e quando lo scoprirà. Se non stiamo in Italia, mi van a tener que sellar il passaporte. Ya, ecco, ahí stai escuchando. No. Posso di Lisa, Spoonski, Lion Air, Winky Air, Papa, non so dove stiamo. A ver, come che salida? Il fatto è che Teo era straconvinto che gli avrebbero messo il timbro sul passaporto, cosa che però non è successa. Per cui, oltretutto il viaggio,
la sua curiosità stava aumentando ancora di più. C'è Teo che sta ancora cercando di... Perché? Di capire dove siamo. Non mi siguieron. Estamos en Italia. Estamos en Bolzano, donde se habla otra lengua. In aereo. Voy a ir al visitor center a preguntar. Oiga, señor, ¿no puede decir dónde estamos? Es que aparte no hay nada de turismo, o sea, no hay como escrito bienvenido a... Ah, ok. ¡Praga! ¡Praga! ¡Estamos en Praga! ¡Sí! ¡Lo sabía, carajo! ¡Lo sabía que estábamos en Praga! ¡Lo sabía! ¡Qué chido! Ed eccoci qui finalmente atterrati a Praga, senza che Teo sapesse minimamente dove stavamo andando. Devo essere onesta, è stata un'impresa un po' folle, però ci siamo divertiti da matti tutti e due. Quindi se ti è piaciuta questa avventura, ma soprattutto se vuoi vedere che cosa abbiamo combinato a Praga, mi raccomando iscriviti al canale, che continua sempre ad essere gratis, eh. Così. E soprattutto attiva la campanellina per non perderti il prossimo video. Ciao!